Ogni tanto mi piace sperimentare e provare cose nuove con le nostre piante. In particolare avrete ormai capito che ho una vera passione per i substrati e per i mix, forse perché sono la parte che può coccolare un po' le radici delle nostre piante, che in realtà molto spesso sono la parte più bistrattata, più dimenticata perché rimane lì chiusa in mezzo al vaso, al buio e nessuno le guarda. In realtà però le radici che non sono felici sono radici di piante che non sono sane, che non sono belle. Spesso diventano spente, le foglie si macchiano e la pianta magari si ammala. Ecco perché è così tanto importante occuparci anche di loro. E oggi vi racconto la mia esperienza con un substrato particolare che si chiama Ceramis e 5 modi in cui possiamo utilizzarlo come valido alleato. Io sono Alice e se non ci conosciamo vi do il benvenuto sul nostro canale. Qui parliamo di piante, di come curarle, di come creare intorno a noi un ambiente più sano, più bello, più piacevole e magari anche di come sperimentare ogni tanto con loro con qualcosa di nuovo. Dico nuovo, ma in realtà quello di cui parliamo oggi, ovvero il Ceramis, è qualcosa di tutt'altro che nuovo perché è un prodotto che è sul mercato ormai da circa 30 anni. Ci tengo subito a precisare che questo non è un video sponsorizzato, quindi tutto quello che vi racconterò è assolutamente condivisione delle informazioni che ho trovato online sul sito ufficiale, ma soprattutto tutto quello che ho imparato io in questi mesi mettendo un po' le mani tra questo substrato, ecco. Che cosa è innanzitutto il Ceramis? Il Ceramis è un grazioso granulato di argilla che viene estratto in Germania e che viene cotto poi ad altissime temperature di circa 1000 gradi. Grazie alla peculiarità del materiale e anche della modalità proprio di cottura, si ottengono dei granuli piccolissimi, super leggeri, molto porosi, che riescono ad immagazzinare un'elevatissima quantità di acqua. Quindi tra poco magari vi farò vedere anche un esperimento in cui metteremo a confronto questa capacità di trattenere l'acqua del Ceramis rispetto a quello dell'argilla espansa, che è il materiale che più comunemente utilizziamo in casa. Personalmente ho cominciato a sperimentare con il Ceramis quando mi sono appassionata molto di idrocultura e nello specifico ho intensificato, diciamo, questa conoscenza con il Ceramis mentre mi preparavo a scrivere l'ebook dell'idrocultura, Idrocultura in casa, che è dedicato proprio all'idrocultura per le piante ornamentali da interno. Quindi è stato negli ultimi, diciamo, 6-7 mesi che ho cominciato a scoprire la qualità di questo materiale. Quindi vediamo insieme quali sono i principali vantaggi di questo materiale e poi in particolare 5 modi in cui possiamo utilizzarlo per sperimentarlo al meglio. Il primo vantaggio del Ceramis è che possiamo considerarlo come un vero e proprio magazzino dell'acqua. Infatti è talmente in grado di trattenerla che l'azienda lo paragona addirittura all'utilizzo di un vaso con riserva. Questo ovviamente aumenta di moltissimo l'autonomia idrica delle piante, quindi se utilizzassimo Ceramis per i rinvasi risparmieremmo moltissimo in termini di tempo e di annaffiature. Io ero davvero curiosa di capire quanto performasse meglio rispetto all'argilla, quindi adesso vi mostro un piccolo esperimento che mi sono inventata per vedere a confronto come reagiscono i due materiali. Mettiamo in 2 bicchieri dello stesso livello il materiale dell'argilla e del Ceramis nella stessa quantità e aggiungiamo acqua sempre nella stessa quantità per vedere quanto uno rispetto all'altro è in grado di assorbire e quanta acqua possiamo aggiungere in ciascuno prima che si crei una riserva sul fondo. Allora, la mia sensazione da subito è che si stanno comportando proprio in modo diverso. Mentre l'argilla sembrano quasi dei sassolini immersi in acqua, quindi ha assorbito per il momento ancora poco, il Ceramis piano piano si sta colorando di arancione scuro e sta distribuendo tutta l'acqua in modo uniforme a tutti i vari pezzettini, senza lasciare nessun residuo, diciamo, di acqua sul fondo. Quindi se mi metto un attimo nelle radici di una pianta che si potrebbe trovare qui o qui, in questo momento se fossi qui mi troverei in un ambiente acquatico, mentre se mi trovassi qui mi troverei in un ambiente umido ma molto arioso. Quindi credo che in particolare la differenza sia proprio questa. Quindi il Ceramis in generale sembra più poroso. Veniamo al secondo vantaggio. Il Ceramis è un prodotto riutilizzabile perché è strutturalmente stabile e non invecchia, non si comprime.
Questo significa che può durare a lungo nel tempo. Avrete notato, ad esempio, che la terra che teniamo nei nostri vasi spesso con il tempo si consuma, il livello si abbassa, e questo succede perché la terra ha proprio la tendenza a compattarsi, ad abbassarsi, a comprimersi e anche a consumarsi, a degradarsi. Questo è un male perché significa che le radici piano piano si vanno a trovare in un ambiente che diventa un po' troppo compatto, una zolla dura che è meno ricca di ossigeno, meno areosa, e in cui le radici è più facile che soffochino o che abbiano difficoltà, diciamo, ad espandersi. Terzo vantaggio, il Ceramis è un materiale inorganico, è un inerte, quindi di per sé, per sua natura, non attira i moscerini. Come abbiamo visto nella scorsa settimana, i moscerini sono soprattutto attirati dalla parte organica che si decompone. Quindi questo materiale, così come tutti i materiali che vengono utilizzati generalmente in idrocultura, ha il beneficio di non attirare molti parassiti o comunque molti insetti fastidiosi. Quarto vantaggio, anche se proprio non è un vantaggio, io la trovo anche come materiale esteticamente bella. Ma la particolarità vera del Ceramis è che cede l'umidità piano piano, quindi rende le radici felici perché sono protette dagli stress idrici che sono dovuti magari a quei continui passaggi che abbiamo spesso anche in estate dall'ambiente bagnato a quello asciutto. Restando costantemente umida a lungo, cede gradualmente alle radici l'umidità e mantiene però allo stesso tempo, come abbiamo visto in quel piccolo esperimento, anche un ottimo grado di areazione e ossigenazione, quindi è una buona umidità persistente. Ora però entriamo nel vivo proprio del video e vediamo come possiamo utilizzare il Ceramis. Come vi avevo anticipato, ho individuato 5 modi. Non li ho sperimentati purtroppo ancora tutti, quindi inizio proprio da quelli con cui ho avuto un'ottima esperienza. In primis lo possiamo utilizzare con grandissimo successo per propagare. Infatti talee di Sansevieria, di Pilea, di Zamioculcas, di Monstera, di Ficus, di Maranta, un po' tutte le piante ormai ho provato, anche la Hoya, a propagarle in Ceramis e funziona benissimo. Perché? Perché ovviamente essendo costantemente umido ma ben areato, ben aperto in questi grani, le radici riescono a svilupparsi facilmente senza incontrare ostacoli. Inoltre, non essendo perennemente acquoso, come quando invece facciamo una talea in pura acqua, è anche molto più difficile che magari i pezzi di foglia o i fusti possano marcire. Un'altra cosa con cui ad esempio stiamo sperimentando che funziona piuttosto bene è il nostro amato seme di avocado. Io ormai i semi di avocado li sto sperimentando in propagazione in ogni substrato, avevo avuto ottimi risultati in sfagno e devo dire che il Ceramis non è da meno. Questo l'ho messo in Ceramis da pochi giorni e si vede già che si sta spaccando, quindi immagino che nella parte sotto stiano già emergendo le piccole radicine. Se siete molto curiosi di come propagare, far germogliare, germinare il seme di avocado, vi ricordo che noi abbiamo fatto un super video in cui rispondiamo a diverse domande e mostriamo proprio bene tutto il processo. Secondo modo in cui possiamo utilizzare il Ceramis con grande successo, per le orchidee. Se cercate su YouTube la parola Ceramis vi renderete conto che moltissimi canali proprio specializzati in orchidee sono gli unici in cui si parla di Ceramis. Questo perché due ragioni. Il primo è che funziona benissimo e il secondo è che Ceramis, l'azienda, ha creato un prodotto proprio specifico per orchidee. Questo prodotto specifico per orchidee è fatto da grani di Ceramis un po' più grossini rispetto a quelli che vi ho mostrato fino adesso, miscelati già al bark, che è un po' il materiale per eccellenza che viene utilizzato con le nostre Phalaenopsis. Devo dire che da quando io ho messo le mie due Phalaenopsis in Ceramis e Bark, il risultato è straordinario. In primis, entrambe hanno buttato fuori poco dopo lo stelo fiorifero. E va bene, questo un po' è il periodo. Ma anche a livello di radici stanno sviluppando delle radici nuove molto molto sane. In particolare questa che tengo in questo vaso viola ha delle radici che sono attive in una maniera che non avevo mai visto prima. Sono quasi rosse con la puntina gialla proprio nuova. Quindi quello che farò sicuramente appena anche l'Oncidium, che è l'altra piccola orchidea che abbiamo in fiore in questo momento, sfiorirà, la metterò in bark, perché lei, che particolarmente è una orchidea molto amante dell'umidità, sono sicura che godrà i benefici del Ceramis come le altre due.
Bene, terzo modo in cui possiamo utilizzare il Ceramis è per l'idrocultura. Nell'ebook, che infatti ho scritto proprio sull'idrocultura in casa, lo nomino spesso, essendo un inerte dalla grande capacità di ritenere l'acqua, è assolutamente perfetto come substrato per tutte le piante che coltiviamo in idrocultura. Quindi per le sue caratteristiche mi verrebbe assolutamente da dire che è particolarmente adatto per coltivare in idro tutte le piante un po' più esigenti in termini di umidità, quindi quelle con le radici più sottili oppure le piante più tropicali come ad esempio le maranthe, le calatee, le felci, le begonie e anche penso sicuramente tutti i filodendri. Io sto provando con una monstera e tra poco rinvaseremo questa che ho appena propagato in sfagno e poi vi saprò dare magari anche ulteriori indicazioni proprio sul successo che posso avere con una pianta con radici anche un po' più grosse. L'argilla espansa invece è un substrato che in idrocultura continua ad andare molto molto bene, ma è forse più indicato per piante che amano anche dei periodi asciutti un po' più secchi, diciamo, quindi ad esempio le semi succulente come le sansevere, la zamioculcas, anche i ficus che sono delle piante che amano avere comunque le radici che si ossigenano bene e che vanno in asciutto in determinate fasi. Quarto modo in cui lo possiamo usare è la semi-idrocultura. Chi ha letto il mio ebook lo sa che ho chiarito bene la differenza tra quello che è idrocultura e semi-idrocultura. Anche se io stessa tante volte sono caduta un po' in questo errore, in passato ho utilizzato il termine semi-idrocultura per riferirmi all'idrocultura con inerti, in realtà i professionisti del settore sanno che la semi-idrocultura è quel tipo di coltivazione ibrida in cui si mantiene il panetto di terra originario della pianta e poi si rinvasa in un vaso in cui o c'è la riserva idrica o comunque vengono aggiunti tutto il restante come inerti, quindi abbiamo una pianta in terra con le sue radici in terra e poi tutto il resto è inerte con riserva sul fondo. È ad esempio la tecnica che Lechusa, ad esempio, propone proprio come utilizzo ottimale dei suoi prodotti e lo stesso vale per Ceramis. Qual è il vantaggio di questa semi-idrocultura in cui manteniamo il panetto di terra? Innanzitutto possiamo immaginarlo bene, è proprio evitare alle nostre piante quello stress del lavaggio delle radici, quindi questa modalità in cui evitiamo di andare a togliere la terra dalle radici e a trasformarle tutte in radici, diciamo, da ambiente idrico, è un modo per tutelare le nostre piantine. Inoltre, chiaramente, la semi-idrocultura, dando la terra e anche un inerte in grado di ritenere molto bene l'acqua, offre alla pianta una maggiore autonomia idrica. Quinto modo in cui possiamo utilizzare il Ceramis, con le piante grasse. Io non ho mai provato perché in inverno o comunque in questo periodo autunnale non faccio rinvasi delle mie piante grasse ma le lascio riposare con calma. Ma spizzicando qua e là, a destra e a sinistra, sui vari forum di appassionati e di cactofili, si trovano moltissime esperienze positive riguardo l'utilizzo del Ceramis con le piante succulente. Magari qualcuno che sta guardando questo video lo ha provato e magari ce lo può fare sapere nei commenti che tipo di esperienza ne ha avuto. Quello che vi posso dire è che l'azienda ci crede talmente tanto da aver creato un mix proprio specifico di Ceramis per piante grasse, che unisce al granulato proprio di argilla anche la pietra lavica, quindi è leggermente diverso, un po' come succede per le orchidee in cui l'hanno mixato con il bark.
Lo proverò in primavera e vi farò sapere. Non ho creato in questo video un punto ad hoc per le piante carnivore, ma sappiate che il Ceramis è ottimo anche per i coltivatori di piante carnivore proprio per questa capacità del materiale di trattenere molto molto bene l'umidità, un po' come succede ad esempio con lo sfagno, come avevamo visto. Quindi invito anche i coltivatori di piante carnivore a farci sapere nei commenti se c'è un'esperienza utile da poter condividere con noi. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un like, soprattutto se vi è stato utile, se avete scoperto qualche cosa di nuovo. Noi vi diamo appuntamento al prossimo venerdì con un nuovo video sempre sulle piante. Ciao e a presto!